Passiamo ora al periodo orientalizzante, che va dal 700 al 610 a.C., perché convenzionalmente nel 610 inizia il periodo definito arcaico, che vedremo la prossima volta. Questo periodo vede l'acquisizione di motivi decorativi mutuati dalla civiltà orientale, conosciuta attraverso gli scambi e quindi la circolazione delle merci. Di fondamentale importanza per i rapporti tra Grecia ed Oriente furono le colonie fenicie presenti sul suolo greco che fecero da mediazione. Con il diffondersi del nuovo gusto scompare il linguaggio geometrico e si formano diverse scuole regionali. Prima fra tutti, nella nuova produzione, è la città di Corinto, che vedete evidenziata nella cartina, che si trova sulla costa nord-orientale del Peloponneso, presso l'Istmo, chiamata appunto Istmo di Corinto, che è questa striscia di terra che unisce il Peloponneso alla Grecia continentale. Gli artigiani corinzi si specializzarono nella creazione di vasi di dimensioni ridotte, decorati con la tecnica a figure nere. Questa tecnica, abbastanza laboriosa, tramite una specie di vernice particolare e ben tre fasi di cottura, alla fine restituisce un vaso in cui l'argilla assume un colore rosso, mentre le figure, disegnate con un punteruolo prima di essere dipinte, diventano nere. I dettagli interni delle figure, anch'essi incisi, fanno riemergere il colore sottostante dell'argilla. La fase più antica di questa produzione è chiamata ceramica protocorinzia. Verso il 640 la tecnica diviene policroma, cioè multicolore, raggiungendo l'apice della produzione. In seguito la qualità comincia a peggiorare per scadere in modo vistoso nella prima metà del VI secolo, nella fase corinzia vera e propria. Nella fase proto-corinzia abbiamo un repertorio decorativo con lunghe file di animali, il cui repertorio si moltiplica, oppure di mostri, integrati da riempimenti astratti, ornati fitomorfi come di trecce, fiori di loto, palmette, rosette, volute e girali. Occasionalmente si incontrano scene mitologiche, le prime in assoluto nell'arte greca. Ora voglio mostrarvi un capolavoro dell'arte proto-corinzia, risalente all'epoca in cui la tecnica si fa multicolore. Ve lo faccio vedere direttamente sul sito del Museo di Villa Giulia, dove è conservata. Il sito è villagiulia.beniculturali.it e qui trovate delle schede relative ad alcune opere esposte. Io ho il sito già aperto sull'Alpe Chigi. Eccola qui. Recentemente ho letto che c'è chi dice, in particolare Angela Deodato, che credo sia un'archeologa, che si chiama Olpe, ma in realtà trattasi di Oinokoe. Sono due tipi di vasi diversi. L'Olpe era una brocca di forma generalmente slanciata, con bocca tonda e beccuccio, che serviva per versare acqua e vino. L'Oinokoe invece era una brocca con ampio corpo ovoidale, bocca stretta trilobata e un ampio manico verticale, e serviva per il vino. In effetti ci si può confondere. L'Alpe Chigi ha questa bocca tonda ed una forma del ventre tutto sommato ridotta, e quindi a me, che non sono un'esperta di tipologie di vasi greci, viene da pensare che sia giusto chiamarla Olpe, mentre l'immagine che abbiamo visto prima di quel vaso a figure nere è sicuramente riconoscibile come un Oinokoe. Su questa ho qualche perplessità, però non vi do un giudizio definitivo perché appunto non me ne intendo e lascio agli esperti la sentenza. Comunque, lasciando perdere tutto ciò, abbiamo detto che l'Alpe Chigi è un capolavoro dello stile proto-corinzio con tecnica policroma, che ravvivava la composizione con tocchi di bianco, giallo, porpora e bruno. Il vaso, che è alto 28 cm, fu esportato in Etruria ed infatti è stato ritrovato a Veio, in una tomba, nel 1882. Fu acquistato dal collezionista romano Francesco Chigi ed è per questo che il vaso si chiama così. Per quanto riguarda la decorazione, la fascia inferiore è suddivisa in due registri, 1 e 2. Nel primo vi è una parata di giovani cavalieri preceduti da un'auriga su un carro da corsa. Poi vi è una scena di caccia al leone e un episodio mitico, il giudizio di Paride, in cui i personaggi sono identificati da iscrizioni. Ricordiamo l'episodio. Paride era figlio del re di Troia, Priamo. Però al tempo dell'episodio, per ragioni che adesso non ci interessano, viveva con dei pastori. La vicenda in questione si svolge durante le nozze di Peleo, che era un re in Tessaglia, e la Nereide Teti. Le Nereidi erano le ninfe marine del Mediterraneo. Peleo e Tetide, fra l'altro, sono famosi per essere i genitori dell'eroe Achille. Comunque, al loro matrimonio
erano stati invitati tutti gli dei tranne Eris, che era la dea della discordia. Allora Eris, per vendicarsi, gettò in mezzo agli dei riuniti al banchetto una mela d'oro che recava incisa la dedica alla più bella. Allora Era, la regina degli dei, sposa di Zeus, Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza, e Atena, dea protettrice dell'Attica e di Atene, dello Stato, potente e saggia, figlia di Zeus, entrarono in competizione tra di loro. E Zeus incaricò il dio Hermes di portare le tre dee sul monte Ida, dove avrebbero incontrato il pastore Paride, il quale avrebbe decretato la vincitrice. Le tre dee cercarono di corrompere in vario modo Paride, ma alla fine lui scelse Afrodite, alla quale consegnò il pomo della discordia. Questa scelta di Paride suscitò l'ira di Era e di Atena, le quali estesero il loro odio alla città di Troia, che ebbe come conseguenza la distruzione della città ad opera delle armate greche nella famosa guerra di Troia. Di contro Afrodite protesse sempre Paride. Tornando all'Olpechigi, sotto questo registro che abbiamo appena descritto, ce n'è un altro più sottile, che ospita scene di caccia alla lepre e alla volpe con cani e cacciatori in agguato dietro cespugli. Invece il piede del vaso reca una decorazione geometrica a denti di lupo. Ecco invece la parte del vaso superiore dove è raffigurato uno scontro fra due schiere di opliti. Gli opliti erano i soldati della fanteria pesante che combattevano nella cosiddetta falange oplitica, e cioè combattevano a ranghi serrati, e ogni soldato difendeva così se stesso e il proprio vicino. Dunque era molto importante mantenere il proprio posto nello schieramento. Questo era importante anche per un fattore sociale, perché a livello sociale comportava il superamento dell'individualismo e una profonda integrazione del singolo nel gruppo. Vediamo questi opliti con le lance e i caratteristici scudi rotondi splendidamente decorati con motivi geometrici. E gli elmi, la corazza e le gambiere. La differenza fra la pelle abbronzata dei soldati e il bronzo delle corazze e delle gambiere, giocata sulle sfumature del bruno, è una dimostrazione di sensibilità pittorica notevole. Nella parte centrale della scena vi è un flautista che, con lo strumento musicale levato al cielo, detta alla falange il ritmo della marcia. Per quel che riguarda invece la parte ancora superiore, che qui non è visibile, del collo e dell'orlo del vaso, sono graffite e dipinte in bianco delle eleganti decorazioni fitomorfo-geometriche a fiori di loto e palmette.